Eccovi collegati, gentili telespettatori, con il lungomare di Ostia, zona dell'arrivo della 40ª edizione della mezza maratona Roma-Ostia, una delle più importanti al mondo, come è stato anche riconosciuto dalla Federazione Internazionale. Andiamo subito a presentare chi commenterà con noi questa affascinante gara, che è un vero e proprio test per il mondiale di mezza maratona che si disputerà tra un mese a Copenaghen. Laura Duchi, buongiorno Laura, Buongiorno. sei praticamente uno dei motori di questa manifestazione, di questa gara, il due volte campione del mondo della 100 km, Giorgio Calcaterra, ancora in carica. Giorgio, oggi però non di corsa, ma siamo qui a commentare. Sì, oggi commentiamo questo evento, perché non è una gara, è un vero evento che si ripete ormai da tantissimi anni e che purtroppo, ahimè, non posso correrlo per problemi fisici. Va bene, e poi abbiamo Marco Marchei, direttore di Runners World, ma soprattutto vincitore due volte di questa edizione, anche se Marco, possiamo dire, ai tuoi tempi, nel 79 e nell'80, la prima volta era 28 km, la seconda di 31, con tempi tra l'altro eccellenti. Beh sì, che è quello che mi ha consentito di vincerlo. Oggi sulla mezza maratona avrei avuto qualche difficoltà. E adesso con la regia di Anna Rita Cardinali andiamo proprio a vedere la partenza, il fiume di gente, 13.500 iscritti, al traguardo saranno 11.268. Qui vediamo proprio la categoria dei paralimpici, categoria che si arricchisce di molti nomi importanti. Anche questo è un aspetto particolare, Laura, di questa gara. Beh, gli handbiker sono sempre veramente ben accetti e graditi alla nostra gara, anche se devono tenere un'andatura controllata, perché con il nostro percorso lineare velocissimo arriverebbero qui in praticamente meno di mezz'ora. Quindi la prima parte della gara è di andatura controllata e poi si scatenano nella parte finale sulla Cristoforo Colombo. Una parte finale, tra l'altro, che ecco qui tanto vediamo la prima onda, sono quelli che rappresentano la crema della gara a livello agonistico, anche se, ripetiamo, la Roma Ostia, come ha detto giustamente Giorgio Calcaterra, è un evento più che una gara vera e propria. Un evento però reso difficile, e lo vedremo tra poco proprio con i nostri commentatori tecnici, dalla particolarità del percorso. Perché Laura, sembra la Roma Ostia che tu sei vicino al traguardo e in realtà non si arriva mai. Ma guarda, prima c'era un biscotto finale di 3,5 km che parecchi runner detestavano, perché fare avanti e indietro sul lungomare dove spesso c'è vento ti fa veramente sembrare che arrivi, arrivi e non arrivi mai. In realtà adesso il mare, quando sei arrivato al mare sei praticamente arrivato, però effettivamente c'è un gioco ottico per cui già da qualche centinaio di metri prima si vede il mare e ci vuole un po' per raggiungerlo, soprattutto quando hai fatto 20 km e sei già stanco, ecco. Sappiamo anche che questa è una nota di colore. Ovviamente le onde come vengono stabilite? Vengono stabilite in base ai tempi personali che poi vengono comunicati vuoi dallo stesso atleta o vuoi dalle società di appartenenza. Però siccome a volte si può anche bluffare sui tempi, ecco che voi eseguite una sorta di ulteriore verifica. Ma la verifica è importante perché parecchi bluffano, come dici tu, per usare un eufemismo, però insomma, diciamo che in tanti ci provano, e all'italiana qualcuno anche in modo simpatico, dichiarando tra parentesi tempo fatto in allenamento oppure tempo desiderato, quando invece ecco il tempo giusto è quello certificato, e crediamo di fare un buon lavoro perché le onde poi, riguardando la classifica finale, sono ben distribuite ed è importante, perché altrimenti partire in mezzo a persone che vanno più forte o molto più piano di te è sicuramente pericoloso. Marco Marchei, il fascino della mezza maratona si sta imponendo sempre di più, non soltanto in Italia, è un fenomeno, direi, diciamo, a livello internazionale, mondiale. È così, in Italia in particolare la mezza maratona è diventata comunque la gara più, la distanza della mezza maratona è quella più partecipata. Il 40% degli italiani alla domanda qual è la distanza che preferisci risponde alla mezza maratona. C'è un motivo, a tuo avviso, Giorgio, per questa passione? Perché la mezza maratona soprattutto? Beh, la mezza maratona è una distanza bellissima che è accessibile praticamente a tutti. La maratona, per carità, è bella, a me piace anche di più, però non è proprio accessibile a tutti tutti. In realtà poi vediamo numeri anche più grandi sulla maratona, perché la maratona è ancora la maratona. Però la Roma Ostia sta dimostrando di poter raggiungere quei numeri. Io spero che presto si possano vedere 40 o 50.000 partecipanti alla mezza di Roma Ostia. Ecco, a proposito della mezza maratona, tu, ripetiamo, sei campione mondiale della 100 km, ogni giorno quanti chilometri costituiscono il tuo allenamento? Questi invece sono, come li ha definiti anche Laura Duca, i tap runner.
Eh sì, li abbiamo chiamati così per usare una parola che a Roma è molto appunto usata, che è quella di tapascioni. Sono quelli che corrono per diletto, che non fanno del crono la loro massima, il loro massimo obiettivo. Sì, però qualcuno non ti ha ascoltato perché ha effettuato la partenza come se fosse un centometrista. Non so quanto dureranno. Lo controlliamo poi questo come è andato alla fine. Va bene, Giorgio, stavi dicendo che tu hai come base di allenamento, sì, almeno 30 km al giorno si fanno tutti i giorni, poi ovviamente si faranno. Hanno dei lunghi programmati fino ad arrivare all'ultimo lungo, che però stranamente è di 60 km, quindi non si arriva mai a correre i 100 km in allenamento, quello solamente in gara. Vabbè, allora solo 30 km al giorno è accettabile. Io dico che non sono tanti, anche perché io personalmente li corro intorno ai 4,30 km, quindi è un ritmo tranquillo rispetto al 3,50 che tengo nella 100 km, e quindi vuol dire correre 2 ore e un quarto. Io dico sempre delle belle passeggiate di 2 ore e un quarto ogni giorno, insomma, fanno bene. Questo prima o dopo il lavoro? Questo a seconda dei turni, a volte prima e a volte dopo, ma non sono così stancanti perché, ripeto, no, il ritmo è un ritmo abbastanza tranquillo. Sì, alla portata di tutti noi, Marco. Giorgio Caccaterra è un personaggio unico in tutti i sensi, la resistenza a livello psicofisico che lui ha, io credo che pochi ce l'abbiano in giro per il mondo. A proposito, come vedete, in mezzo a questi concorrenti ci sono tante iniziative, tanti modi diversi di essere, tante associazioni anche benefiche, ad esempio tu tra l'altro sei il testimonial di una importante onlus. Sì, con la Rete del Dono si raccolgono dei fondi, io ho la mia pagina sulla Rete del Dono dove appunto ho scelto quest'anno di raccoglierli per far sport ai bambini, diciamo, che non se lo possono permettere economicamente. E quindi basta donare qualcosa e si dà la possibilità a chi magari non l'ha di fare sport, perché lo sport è un modo per veramente crescere bene, arricchirsi proprio personalmente, non è solo un fatto, non dovrebbe essere un fatto personale, di soldi. Sì, va fatto per la salute e per star bene e per integrare appunto tutti quanti insieme. Sport senza frontiere, dunque una delle tante onlus che si affaccia. Tra l'altro ci sono due concorrenti qui che non vedremo tra le prime, Alberta e Priscilla Rossi, due sorelle che gareggiano per questa onlus, tempi magari improponibili, però non fa niente perché l'importante è esserci. Così come sappiamo che molti corridori, Laura, stanno attraversando il traguardo e pongono proprio le braccia, come in questa maglia che adesso prego il nostro operatore proprio di farla vedere, puro sangue, cioè con le braccia aperte e il torso rivolto verso il traguardo, come dire io sono pulito. È un progetto che sta prendendo corpo, sta diventando un lungometraggio ed è un'iniziativa importante proprio perché è una lotta anche questa contro il doping, Laura. Anche voi siete sposati questo tipo di iniziative? Secondo me correre una gara come la nostra e fare il nostro sport per come lo intendiamo noi significa essere puliti, quindi al di là della maglietta che si indossa siamo tutti puliti e il principio ovviamente è quello, correndo anche con il completino della propria squadra, la nostra squadra è Bancari Romani, i nostri 1000 atleti correndo con il loro completino dimostrano 1000, ogni domenica, immagina la competitività che c'è tra di loro, di essere assolutamente puliti al 100%. E adesso entriamo nel vivo della corsa. Giorgio, questa è una gara difficile, abbiamo detto che il percorso non è poi così semplice, ci sono numerosi saliscendi, a tuo avviso quando bisogna sferrare il primo attacco, quando non bisogna illudersi di avere compiuto lo strappo importante, quello decisivo? No, questa è una gara difficile ma allo stesso tempo molto veloce perché allunghi i rettilini che ti permettono veramente di mantenere la concentrazione alta e il passo costante, perché per fare il tempo è importante essere più costanti possibili, non bisogna secondo me partire troppo piano o finire troppo forte, bisogna essere costanti, bisogna stare molto attenti nei primi chilometri perché veramente con questa partenza che abbiamo da qualche anno ci si incoraggia a correre forte perché è discesa e le gambe vanno da sole, anche perché nei primi chilometri si è riposati e c'è l'entusiasmo proprio che ti trasmette questa che, ripeto, non è solo una gara ma è un evento, quindi hai l'adrenalina a 1000. Bisogna stare attenti appunto, poi cercare di essere costanti e gli ultimi chilometri, se se ne ha, si deve dare. C'è una salita sola in particolare vicino al 10° chilometro, che è la famosa salita del camping, che può impensierire qualcuno, ma in realtà se fatta con accortezza non deve impensierire nessuno, perché insomma non stiamo
parlando di montagna, ma stiamo parlando solamente di una salitina. Poi per Giorgio che ha corso il passatore, insomma la salita del camping praticamente è una pianura. Una passeggiata di salute, Laura, però sappiamo che non è così. Marco Marchei, ma noi siamo qui anche per annotare dei nomi italiani, dei nomi azzurri, sia in campo maschile sia in campo femminile. Allora, in campo femminile c'è la presenza di Anna Incerti, a livello invece italiano ci dobbiamo basare anche sulla prova di Domenico Ricatti. In realtà si teme, tra virgolette, ancora una volta il dominio africano, in particolare Kenya ed Etiopia. Beh, non si teme, così sarà. Non, ormai siamo... L'esperienza insegna che dalla la famosa onda nera difficilmente... È contrastabile, l'onda nera non è contrastabile. Ho avuto modo recentemente proprio di scrivere che ci sono motivi che vanno un pochino oltre quelli che noi normalmente adduciamo, no? E il fatto che corrano in altura, il fatto che ci sono motivi socio-economici anche che spingono gli atleti di colore ad andare all'estero e correre fuori e guadagnare e vincere. Per i nostri diventa difficile fare un'attività così impegnativa come quella che fanno loro. E attenzione, quasi a confermare le tue parole, anzi a confermare nettamente le tue parole, Marco, arriva il passaggio ai 5 km, 14.03, che vuol dire 2.50 al chilometro, e come vedete è già un'onda nera. Sì, 2.50 al chilometro, molti atleti italiani se lo sognano e quindi effettivamente taglia già fuori, ci taglia tutti quanti già fuori dai primi chilometri. Per me hanno qualcosa più proprio a livello cromosomico e niente, sono effettivamente più forti. E vanno 14.03, è un tempo veramente spettacolare. È vero che c'è la discesa, ma sono solo al quinto chilometro, ne devono fare altri 15 e sappiamo, conoscendoli, che probabilmente manterranno questo ritmo, se non lo incrementeranno addirittura. Sì, il passaggio intanto anche è significativo, perché 2.50 Laura che potrebbe essere mantenuto per tutta la gara nonostante il forte vento contrario e anche la pioggia che ogni tanto cade sul percorso, vuol dire veramente un ritmo brillantissimo e veramente sì, noi ogni anno rimaniamo stupiti quando dal pullman dei giornalisti rileviamo i passaggi chilometrici, perché per noi che corriamo la domenica, insomma, i tempi che fanno loro, passaggi che ne so al quinto chilometro, è quello che per noi andrebbe bene alla metà dei chilometri, 2.5 a 6 al chilometro, per tanti tapascioni come dicevo prima è un tempo ottimo, quindi vanno al doppio della velocità di quelli che fanno running in modo tranquillo e amatoriale. Eppure assiduo, perché pure per dopo una certa età, soprattutto per fare 5 al chilometro, vuol dire che bisogna essere allenati. So che adesso Giorgio si alza e lascia la nostra postazione dopo questa dichiarazione. Ti prego di restare con noi. Qui vediamo intanto Anna Incerti, che è nel gruppo delle migliori della gara femminile. Beh, anche qui vediamo che l'onda nera, per quanto abbiano la maglia gialla, l'onda nera sta facendo sfracelli. E vediamo, mi sembra che ci siano due keniane e due etiopi. Anche se c'è, oltre ad Anna Incerti, ho intravisto prima la Papp, che è un ungherese che tra l'altro è un'affezionata alla Roma Ostia, c'è quasi tutti gli anni, e c'è anche un'algerina, vabbè, insomma sempre africane sono. Ignazio Farina dal pullman, che segue direttamente intanto la testa della corsa, ci conferma che al settimo chilometro il passaggio è di 2.50, dunque non accenna a sminuire il livello tecnico della corsa. Ringrazio ovviamente anche Luca Montebelli e Francesco Carboni. Qui vediamo che la Incerti, tra l'altro Anna è diventata da pochi mesi mamma, quindi deve recuperare una condizione fisica ottimale, Marco. Sì, Anna sta puntando proprio sulle mezze maratone, vorrà essere presente a fine mese ai campionati del mondo di mezza maratona. Nel frattempo ha corso due domeniche fa a Verona la maratona di Giulietta e Romeo in 1:10, oggi vorrebbe migliorarsi di qualche secondo, forse anche o di un minuto, per poi arrivare come dire, impostare l'ultimo mese in maniera da scaricare e arrivare fresca appunto ai mondiali. Ricordiamo che il record a livello italiano della gara femminile di 1:07:46 stabilito da Valeria Straneo nell'edizione del 2012, e nella stessa edizione Valeria Straneo conquistò anche il titolo di campionessa italiana, registrò la migliore prestazione italiana sulla distanza all time, mentre a livello femminile assoluto il primato spetta a Florence Jebet Kiplagat, 1:06:38, ovviamente keniana, nel
nell'edizione del 2012, attuale ottavo miglior tempo al mondo all time. Nella gara maschile il punto di riferimento, il tempo da battere di 59 minuti e 15, stabilito da Wilson Kiprop nel 2013, classe 87 Kiprop, attuale 22esima prestazione all time al mondo. La curiosità è che Kiprop nel 2013 ha corso due mezze maratone, Roma-Ostia e Berlino, con lo stesso crono di 59 e 15. Andiamo a vedere l'azione sulla destra. Kiprop, volevo dire che Kiprop è proprio quello, lo spilungone che vediamo sulla destra, evidentemente vuole provare a fare una doppietta. Ci prova, ma sarà difficile oggi, anche se vediamo che tira bene Masai, mentre a livello italiano il miglior tempo spetta proprio Stefano Baldini nell'edizione 97 con 1 ora e 56 secondi. Per Giorgio Calcaterra 21 chilometri sono la parte di riscaldamento? Sì, effettivamente per me 21 chilometri sono un po' pochi, però è una distanza che invece faccio sempre volentieri, è un tipo di fatica diversa, non è che nella 100 si fatica di più o nella 21 di meno, è un tipo di fatica veramente diversa. Intanto gli atleti uomini, abbiamo visto, sono passati al decimo chilometro e si è fermata la lepre, è 28 e qualcosa se non sbaglio il passaggio ai 10 chilometri, 28.07, quindi stanno veramente andando forte, vediamo quanto terranno. Io la mia miglior mezza maratona l'ho corsa proprio qui, perché effettivamente il percorso, questi lunghi rettilini aiutano. Adesso stiamo vedendo le donne, stanno veramente tutte in gruppo qui, il dominio nero diciamo che per fortuna c'è, ma ancora non è così nettissimo, e vediamo la Incerti almeno che difende i colori italiani. Laura, a livello di fascino di percorso, forse la Roma-Ostia non è così bella, possiamo dire, come ad esempio Berlino o Lisbona. La bellezza della Roma-Ostia è proprio nella difficoltà mentale che impone ai partecipanti di livello. Ma guarda, sicuramente la bellezza per gli amatori che la vengono a correre è appunto questo fatto di raggiungere un luogo intanto, quindi quello di partire da una parte ed arrivare da un'altra, che per un runner è sempre una cosa affascinante, e poi quella di raggiungere il mare, perché parecchi di noi romani la via Cristoforo Colombo la percorriamo l'estate con la macchina per andarcene al mare, e quindi ci ricorda qualcosa di bello e di piacevole. Per gli stranieri certamente non è un percorso suggestivo dal punto di vista paesaggistico, non si attraversano le vie, le piazze più belle della città, quindi questo ovviamente è un handicap, non è inutile non dirlo, però sicuramente ecco, c'è un fascino particolare in questo tipo di percorso, sulla velocità del percorso e sul fatto appunto che correre 21 km non è impegnativo come correre una maratona, ma con qualche mese di allenamento ci possono riuscire tutti. Tutti? Tutti, ci possono riuscire tutti, perché correre all'aria aperta per una mezz'ora, un'ora, può iniziare a farlo chiunque, e poi provare ad allenarsi per qualche mese per correre 21 chilometri non è così impegnativo. Intanto tra le curiosità, tra le tantissime curiosità, non basterebbe davvero una trasmissione per elencarle tutte, c'è anche la presenza di quattro gemelle dell'Estonia che sono nate il 14 ottobre dell'85, si tratta di Leila Luik, di Evelyn Luik, di Lina Luik, di Lili Luik, insomma veramente si sono sbizzarriti i genitori a chiamarle tutte con la L iniziale, insomma vabbè, comunque. Allora Giorgio, questo è un momento importante perché ci avviciniamo verso il decimo chilometro, la gara può avere un primo strappo. Sì, c'è appunto la salita del camping, che è quella che accennavo prima, che effettivamente può creare qualche difficoltà. Ancora certo è presto, bisogna risparmiare energie, la gara non siamo neanche a metà, quindi va dosata con calma, insomma. È anche vero però che non bisogna neanche attendere troppo, proprio perché non è una maratona dove si può crollare al 39esimo chilometro. Attenzione neanche a imballare troppo il motore, Giorgio. Assolutamente, bisogna, come dicevo all'inizio, essere più costanti possibile e risparmiare energia. Non bisogna però neanche andare troppo piano, perché il tempo perso non si recupera più. Parlo ovviamente di chi sta in lotta per i primi posti, perché per gli altri insomma bisogna cercare di divertirsi, e quindi assolutamente è meglio partire più piano e godersi un po' il panorama. Scusate, a proposito di risparmio di energie, c'è la keniana Chepkwony che
invece non si risparmia, addirittura conduce, da un po' conduce il gruppo e si porta dietro anche qualche maschietto. Si porta dietro qualche maschietto, vediamo però che la sua azione è molto fluida, molto bella, costante, in testa dobbiamo dire fin dall'inizio. Qui invece siamo nella testa proprio della gara maschile e c'è una iniziativa da parte proprio di Masai, Ceprot. Qui verrebbe da dire, perdonami Andrea, verrebbe da dire che i due keniani stanno in qualche maniera cercando di fare probabilmente selezione, ma in maniera molto gigionesca il marocchino Lababi e l'etiope Alemu si stanno lasciando portare. Considerando che c'è vento contro, mi sembra che il succhiare le ruote in questo caso potrebbe forse giovare agli altri due. Laura, in passate edizioni abbiamo visto che c'è stato un tentativo, almeno da parte di un italiano, ad esempio Caimi, di contrastare il potere dell'Africa. Quando voi andate a ingaggiare gli atleti, pensate anche chi possiamo mettere contro Kenya, Etiopia e Marocco? Beh, è difficile, anche io sono d'accordo con Giorgio e vedendo le immagini credo che si possa capire il fatto che comunque questi hanno veramente una marcia in più, sarà genetica, sarà quello che diceva prima Marco, però effettivamente fanno paura quando si vedono correre da vicino come abbiamo fatto noi oggi dal pullman dei giornalisti, sono veramente dei marziani per noi e quindi sì, gli italiani cercano di tenere il loro ritmo e a volte succede. Ieri Domenico Ricatti ieri sera ci diceva appunto, dice poi il problema è che sono pure tanti, quindi magari se ne riesce a battere qualcuno ce n'è sempre qualcuno davanti, tutti non li riesce a battere mai e effettivamente per gli italiani è difficile, è molto difficile. Questo perché è più una gara distinto, la loro, più c'è poca, diciamo così, ecco, su una gara dei 100 km un atleta keniano potrebbe avere qualche problema a livello di tenuta mentale, è una gara molto tattica? Oppure è proprio una loro caratteristica quella di andare subito forte, conquistare la testa e mantenere? Ma sono talmente insomma dei talenti che forse anche nella 100 km potrebbero far bene. In realtà non so risponderti perché pochi di loro si cimentano su queste distanze che sono sicuramente per loro non abitudinali, non l'hanno sicuramente come pensiero. Comunque sono distanze dove girano meno soldi e quindi loro che sono dei professionisti ovviamente puntano anche a guadagnare con la corsa e quindi giustamente scelgono questi altri tipi di distanze. Io penso che insomma potrebbero far bene anche nelle 100 km e credo che prima o poi ci si cimenteranno, anche perché ormai la maratona è diventata una gara per me quasi di velocità a vederla in televisione, perché effettivamente anche in maratona corrono vicino ai 2,50 km, quindi insomma veramente forte, quindi la 100 km per me rimane la gara di resistenza e che spero anche loro prima o poi facciano per far vedere quello che si può fare anche in questa disciplina. Vediamo l'azione del Cepuoni che è praticamente insieme con altri atleti però è un po' solitaria. Che cosa vuol dire questo, Marco? Ma francamente non saprei dirti, sicuramente probabilmente si è stancata di fungere da lepre e quindi si è messa da parte. No, è carino vedere la differenza di stile di corsa, a parte la l'ungherese Zabo molto, molto inarcata all'indietro, poco funzionale direi, ma lo stile di corsa delle due etiopi che sono affiancate e quella delle keniane, si vede nettamente che pur essendo africane hanno uno stile di corsa completamente diverso, ginocchia molto basse le keniane, ginocchia un po' più alte le etiopi. Intanto c'è anche chi ha deciso, vedete sulla sinistra con la calottina arancione, di correre ugualmente la Roma Ostia senza però iscriversi, senza partecipare. A quel punto verrebbe da dire, ma insomma, perché non partecipare a questa festa? Un altro elemento di curiosità è dato dal fatto che è presente qui alla Roma Ostia la nazionale cinese guidata da Renato Canova, tecnico torinese, e ha scelto proprio la Roma Ostia come banco di prova decisivo per selezionare gli atlete femminili che in vista del mondiale di Copenaghen del 29 marzo. Molti atleti a livello internazionale hanno utilizzato proprio questa gara, sanno che questa gara è molto importante proprio in previsione del mondiale di Copenaghen. Giorgio, come vedi intanto l'azione a livello tecnico? C'è fluidità? Sì, io vedo che la prima sta correndo veramente bene, è tranquilla, non vedo assolutamente fatica in lei. Vedremo, perché certo tirare non è sempre il massimo, insomma, bisogna cercare anche di risparmiare energie. Lei però sembra convinta di quello che fa, vedremo se riuscirà a mantenerlo fino alla fine.
A livello di migliore prestazione mondiale, ricordiamo che in campo maschile, e parliamo di migliore prestazione mondiale assoluta, appartiene a Tadese dell'Eritrea con 58,23 stabilito a Lisbona nel 2010, mentre in campo femminile la Kiplagat ha stabilito con 1:05:12 a Barcellona 2014. Quando parliamo di questi tempi, Marco, che cosa significa, anche perché sappiamo che c'è molta varietà da percorso a percorso? Beh, certo, quello di Lisbona normalmente viene dato come percorso molto molto veloce, con qualche discesa di troppo, anche se poi ci sono dei regolamenti IAF che in qualche maniera regolamentano anche questo. Certo, i percorsi contano, va detto che comunque quello di Roma, il percorso della Roma Ostia resta in ogni caso uno dei percorsi più filanti, più veloci, soprattutto per chi muscolarmente riesce in qualche maniera ad affrontare i suoi saliscendi. Intanto mi sembra che la corsa sta prendendo una vera e propria connotazione, come ci mostrano le camere guidate da Narita Cardinale, perché la Babi sta prendendo la testa della corsa in maniera sempre più convincente, questo atleta marocchino. Sta perdendo contatto Ceprot, che spesso succede ai keniani nel momento in cui perdono brillantezza, allungano il passo e fanno veramente fatica poi a tenere il ritmo degli altri. La Babi intanto sta facendo una buona andatura, Masai in seconda posizione, Ceprot si è staccato, e è un momento di crisi, speriamo che possa essere risolto nel corso dei prossimi metri. Laura, prima di andare proprio nel cuore, all'arrivo della corsa, alla fase finale, quando le tattiche salteranno, volevo sapere se avevate in programma come organizzazione di innovare qualcosa da un punto di vista del percorso per la prossima edizione, se ci avete pensato oppure se confermate questo tipo di tracciato. Ma guarda, ci stiamo pensando e ci pensavamo già quest'anno, perché ci piacerebbe arrivare dritti per dritti sul mare, evitando questo biscotto finale che sarebbe ancora più suggestivo. E vediamo se riusciamo, perché in una città come Roma non è facile avere permessi, autorizzazioni eccetera, quindi per arrivare direttamente sul mare dovremmo allungare di un pezzo all'Euro e capire qual è questo pezzo, se siamo autorizzati eccetera. Quindi è una chicca che do, perché tanti ce lo chiedono. In realtà noi non lo diciamo, perché prima di avere tutte di le autorizzazioni e di esporvi cerchiamo di non dire nulla, però ci piacerebbe, perché l'arrivo diretto al mare non sarebbe male. Sarebbe anche una bellissima cartolina per Roma e per Ostia al tempo stesso. Certo, Ostia è il mare di Roma, noi romani e noi laziali lo conosciamo benissimo, quando andiamo fuori per promuovere la nostra gara diciamo Roma Ostia, in tanti dal nord, dal sud non conoscono Ostia, quindi sicuramente anche per il litorale romano la nostra gara è una bella pubblicità e noi fa piacere, ne siamo orgogliosi, perché Ostia ci ha sempre accolti benissimo. Intanto qui vediamo ancora l'azione femminile, questa inquadratura che ci permette di vedere anche, Giorgio, il tempo di volo, proprio il tempo di reazione delle migliori top runner. Sì, ormai sono quattro, le bianche si sono staccate, le vedo correre, soprattutto la prima, abbastanza tranquilla. Negli uomini abbiamo visto che la Bami, che era quello che forse insomma è quello che ha il tempo più alto, insomma sta tirando ancora, manca tanto, quindi vedremo se questa sua azione riuscirà a continuarla, diciamo che è poco prudente, però insomma, speriamo sia premiato. Intanto andiamo a vedere proprio l'arrivo del primo paralimpico, si tratta di Mauro Cratassa con la sua handbike del Circolo Canottieri Aniene. Un'azione bella, pulita, convinta, tanti i partecipanti, anche questo numero, Laura, sta aumentando in maniera considerevole, c'è sempre più richiesta di partecipare. Sì, aumentano proprio perché la nostra gara, come dicevo prima, il percorso si presta, dobbiamo fargli fare questa andatura controllata, perché appunto proprio per come sì, abbiamo visto in discesa, sono dei siluri, vanno velocissimi e bisognerebbe chiudere la strada già da molto prima, perché loro veramente ci metterebbero proprio poco ad arrivare a Ostia, secondo me meno di mezz'ora dovremmo un anno poi provare a fargli fare la gara veramente, e sicuramente sarebbe, anche se poi la parte finale invece la fanno tirata, quindi poi nella seconda parte si sfogano, ecco. Allora andiamo a vedere l'arrivo, che è di 38,58, ripeto, vittoria di Mauro Cratassa davanti a Fatmir Cruesi, SD di volontariato Vitersport, con il tempo di 41,27.
il terzo classificato è Massimo Chiappetta dell'associazione paraplegici Roma e Lazio con il tempo di 44 e 22. Lungo il percorso insieme con Marco Marchei e Giorgio Calcaterra abbiamo visto addirittura sulla end bike un atleta che si aiutava non con questo tipo di spinta e di tecnica ma proprio con le racchette, con i bastoncini. Beh, se in una battuta il Nord Walking va moltissimo oggi tra i camminatori, direi che ci può stare anche con chi va in carrozzina. Davvero un'azione importante, faticosissimo poi in salita, Giorgio, immagino con i bastoncini. Beh, con i bastoncini penso sia veramente molto faticoso e i tempi sicuramente si alzano di più. Intanto stiamo vedendo che sì. Niente, quello che aveva il personale più alto in realtà sta staccando gli altri, ormai sembra un'azione veramente decisa, anche perché insomma non manca molto. E la sua corsa è bella, devo dire, vederlo correre sembra vederlo fare un 100 metri, in realtà sta correndo per 21 km ed è eccezionale. Beh, aver succhiato le ruote gli è servito, eh? Sì, non è come nel ciclismo, ma anche qui insomma a volte è meglio risparmiare energia stando dietro, insomma ripararsi magari dal vento. Possiamo dire, Laura, mentre vediamo ancora l'azione di Aziz Lababi, classe 91, 1,69 per 53 kg, possiamo dire che la Roma Ostia serve non soltanto per testare il proprio motore in vista ad esempio del Mondiale di Copenaghen, ma anche per scoprire dei talenti, degli atleti emergenti. Ma sì, infatti è già successo questo, è sicuramente la nostra gara appunto con questo percorso veloce mette alla prova sulla distanza tanti atleti che possono dimostrare di fare molto bene e poi di cimentarsi nelle altre maratone nazionali ed internazionali importanti e comportarsi ugualmente bene. Giorgio e Marco, vedo che Lababi, la bellezza della corsa di Lababi sta nel fatto che riesce a imprimere ancora un'accelerazione in questa fase finale. Sì, io non so quanto sta andando a chilometro, ma veramente è eccezionale quello che sta facendo e la facilità con cui ha staccato gli avversari. Insomma, sta correndo sotto l'ora, quindi sicuramente questi sono 1000 intorno ai 2.45, perché insomma forse addirittura 2.40, perché sta veramente facendo il vuoto. Beh, di Lababi dicevano non gran bene, anche se non era accreditato di tempi eccezionali, non ha un primato sotto l'ora per intenderci, anzi il suo primato è di 1:01:55, però questa è solo la sua seconda mezza maratona e chi lo conosce mi diceva prima della gara che è un grosso talento, che quasi certamente, beh, adesso credo che ne avremo la conferma, la nazionale marocchina non potrà fare a meno di lui. A proposito, abbiamo detto che classe 91, qual è l'età giusta per avere una maturità sulla mezza maratona? Beh, distinguiamo, stiamo parlando di atleti africani o di atleti italiani? Stiamo parlando di Lababi, ad esempio. Se parliamo di Lababi, direi che ci sono degli atleti africani che sono anche sotto i 20 anni, riescono a correre anche in meno di 2:05 nella maratona o sotto l'ora nella mezza maratona. Gli italiani devono maturare ancora un po'. Ed ecco l'arrivo di Aziz Lababi, una sua marcia impressionante, imperiosa, va a vincere. Spreca forse anche 1-2 secondi per esultare prima e va a imporsi con 59 e 25. Aziz Lababi è il vincitore della 40ª edizione della Roma Ostia. Vediamo adesso lo sprint per il secondo posto, se la giudica Alemu, Unegnav Alemu, Etiopia con 59 e 39, e terzo posto per Masai con 59 e 41. Questi sono i primi tre posti, quindi ripetiamo: Lababi, Alemu e Masai, Marocco, Etiopia e Kenya. Possiamo dire, Giorgio, che un po' di sorpresa c'è stata quest'anno, non ha vinto un concorrente del Kenya. Sì, no, in effetti io sono sorpreso, effettivamente non me l'aspettavo, poi tre nazionalità diverse sul podio, quindi insomma è anche bello questo. Intanto vediamo la parte femminile e mi sembra qui, Marco, che ci sia più un arrivo in volata qui, eh? Sì, ho idea che ci sia proprio un arrivo in volata. E mi verrebbe da dire, beh, la più accreditata dovrebbe essere la Sharon Cherop, che è quella che ha il tempo migliore di fatto. La Cepvoni, che è quella che ha tirato tutta la gara, sembra che però non voglia mollare assolutamente. No, tra l'altro è perfettamente in scia, si è staccata invece nettamente. Mi meravigliano purtroppo le due etiopi, avrei scommesso su di loro. Dobbiamo ricordare che Bede e la Vare, mentre la Papp si è staccata, l'ungherese Papp, ed eccoci nel tratto conclusivo, guardate la bellezza, la facilità di corsa.
Giorgio, questo praticamente è un allungo, è una ripetuta sui 200 metri, sembra, come ritmo. Sì, sì, moltissimi atleti probabilmente non riuscirebbero neanche a fare 200 metri con loro. Loro corrono a una media di 3,14, 3,15 a chilometro e quindi in questa parte finale probabilmente stanno andando intorno ai 3 a chilometro, quindi insomma difficilmente tutti corrono i 200 metri in 36 secondi che è appunto la... così. No, io... la media. Insomma, difficilmente, io lo toglierei quel difficilmente, 36. Vedo Laura che sorride, sappiamo che Laura poi tornerà alle gare dopo avere affrontato un impegno, tra l'altro molto molto positivo, Laura, perché non, arriverà un nuovo duchino, sappiamo. Un maschietto. Vedevo Anna incerta ieri, che anche, io ho anche una bambina piccola, quindi ho anche, diciamo, avuto una precedente gravidanza da poco e vedevo Anna incerta che si è ripresa benissimo, l'ho vista in pantaloncini, sta proprio bene. Noi comuni mortali, per noi non è così, quindi il prossimo anno non starei qui in sede di commento, ma ti vedremo tagliare il traguardo. Andiamo a vedere adesso la finale di questa gara femminile che andrà a superare ovviamente l'ora. Ricordiamo che non è probabilmente questo il giorno per battere la migliore prestazione, che è di 1:06:38, ma ripetiamo, la gara è stata molto condizionata, Marco, dal forte vento contrario, ed è una qualcosa di veramente molto fastidioso che può incrinare un'azione. All'inizio, al di là delle discese, della prevalenza di discese, in Roma non c'era così tanto vento contrario come poi da metà gara in poi gli atleti hanno dovuto affrontare, si sono trovati contro. Qui devo dire che sembrava quasi che si fossero messe d'accordo, ma io avrei scommesso sulla Cerop a questo punto e invece mi sa che sto perdendo, perché è la Cepuoni che sta incrementando la parte finale della corsa e va a vincere la keniana con il tempo di 1:08:48 davanti alla Cerop, 1:08:51, 3 secondi appena di distacco, e terzo posto per l'etiope Kebede con 1:08:53, pari merito con l'altra etiope Sure Demise Vare. Quindi ripetiamo. Chapeau, perdonami Andrea, chapeau, questa si è tirata tutta la gara e si è vinta anche la volata. C'è Puoni, quindi 1:08:48. Volevo una prima valutazione su questa gara, la maschile e la femminile, da parte di Giorgio Calcaterra. Beh, nella femminile sembra che si sono un po' più aiutati. Ecco intanto, scusami, sì. L'atleta con le racchette, che ha affrontato una salita, deve avere una forza incredibile questo signore. Sì, è una costante da ammirare. Per quanto riguarda la gara femminile, dicevo che probabilmente si sono un po' più tenute, perché i tempi, diciamo, sono un po' più alti rispetto a quelli degli uomini. Gli uomini sono andati vicino al record, le donne ci sono andate abbastanza lontano, insomma, quindi probabilmente hanno fatto una gara almeno nella prima parte dove erano anche di più, un po' di così, si sono aiutate, hanno fatto una gara tattica, così si dice in gergo. Abbiamo 24 altri arrivi e sì. Anna Incerti. Sì, ancora nel gruppo delle migliori, che cominciano ad arrivare gli altri runners di un certo livello, anche se ormai, come abbiamo detto, la gara che conta si è già conclusa. E tanti partecipanti, poi li vedremo, li andremo a scoprire anche a proposito di non soltanto anche Abdon Pamic, tra l'altro campione olimpico di marcia a Tokyo 64, che però ha partecipato marciando, Laura. Adesso io direi, con Anna Rita Cardinali, la nostra regista, di andare ad ascoltare proprio i protagonisti. Cominciamo con il vincitore della gara maschile, Aziz Lababi. Per noi ha fatto da interprete Karumi Fatma Kanuri. Come ha impostato la gara quando ha capito Fatma che poteva vincere? Dice che dal chilometro 10, dove è iniziata a salire, ha capito che la gara è sua. Dal 15° ha avuto la decisione che poteva vincere. È stato molto intelligente, perché ha sfruttato la scia. Oggi la gara era condizionata da un forte vento e anche dalla pioggia. Dal 15° يعني من خلال التدريب اللي كنا كنقوموا بها وداك الشيء ومع الكونتاكت مع المدرب ديالي وداك الشيء يعني حاولنا نبقاو مرتاحين الماكسيم وعلى حساب باش بقى لنا المسافه يعني الا بقيت فريحت هذيك 17 كيلومتر هكذاك ديك الساعه نقدر نمشي والحمد لله طبقت الكلام ديال المدرب وربي جابتي
per gli allenamenti che aveva imposto e come aveva parlato col suo tecnico, avevano imposto da stare più tranquilli possibile almeno fino al 17°-18°, e così ha impostato la gara finale molto più forte. Con questo tempo e con questa progressione stagionale, la Babis si pone tra i favoriti per la mezza maratona di Copenaghen, mondiali che si disputeranno a marzo. Cosa ne pensa? قال لك شنو ستفكر بهذا التيمبو بهذا الوقت اللي لعبتي هنايا وبهذا كيما مشيتي راك من لي ميور على كوبنهاغن شنو غتقول على شامبيون دي موند كوبنهاغن بالنسبه لبطولات العالم كما كتعرفي على حساب المغرب وداك الشيء على حساب بطولات العالم واش نقدر نلعب ولا ما نلعبش على حساب الجامعه ما الظروف ماشي هي هذيك وان شاء الله الا كانت لتساوات الامور وداك الشيء ان شاء الله نقدر نمشي باش نقدر نطلع للمين صاع ولا نكون مع خمسه الاول ان شاء الله. Lui gli piacerebbe correre la campionata del mondo, però essendo che ci sono problemi alla federazione marocchina, lui spera di esserci ai mondiali. Glielo auguriamo anche noi. Lui ci può fare un saluto in italiano? Conosce qualche parola? Qualcosa qadri tsellem alayhom bitalyaniya, arfshi salam bitalyaniya. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie a te, ciao. Allora, qualche considerazione ancora su questo atleta, sulla Babi? Beh, la Babi ha dimostrato oggi di aver intanto rispettato quello che il suo allenatore gli aveva detto di fare. E dal 15° al 20° chilometro ha corso i 5 chilometri in 13:57 con un parziale addirittura di un chilometro, magari complice una leggera discesa, in 2:39. Non so cosa commentare, non so cosa veramente cosa dire, perché effettivamente sono numeri molto, ripeto, importanti. Considerando, come giustamente tu avevi notato, che c'era anche vento contro. Allora, il primo degli italiani è stato poi Jamel Chatbi, di origine marocchina, con 1:02:38 della Riccardi Milano, mentre dietro di lui l'altro italiano, Domenico Ricatti, dell'Aeronautica Militare, con 1:03:47. Andrei invece sulla gara femminile con Anna Incerti, come citava poco fa proprio Laura Duchi, che dopo la maternità è tornata ed è tornata in grande condizione, prima delle azzurre, con un ottimo 7° posto. Andiamola a sentire proprio al traguardo. Anna Incerti, la prima delle italiane, sei soddisfatta di questa gara? Era il tempo che volevi? Ma sì, guarda, io, come tutti sapete, ritorno dalla maternità, sono diventata mamma il 16 maggio di una bellissima bimba a 9 mesi, e quindi ho corso già in 1:10:10 a Verona 2 settimane fa. Quella gara è stata tecnicamente dura e quindi per recuperare ci ho messo un po', ho mantenuto soltanto queste 2 settimane. Sono contenta perché mi sono riconfermata, ho rifatto di nuovo 1:10:10, quindi vuol dire che ci sono e sto lavorando bene. Adesso da qui riparto e non gareggerò fino al 29 marzo, quando disputerò i mondiali di mezza a Copenaghen. Senti, ma Martina che cosa ti ha detto quando sei venuta qui? Ancora non dice nulla? Ancora non dice nulla, paura, mi dispiace averla pure lasciata, ma so che è un'ottima mano di papà e della nonna, insomma, quindi sono tranquilla, stamattina mi hanno rassicurata, insomma, e quindi sì, sono soddisfatta. Una Roma Ostia quest'anno pesante per il vento, fastidioso durante tutto il percorso, però... Però tu sei ugualmente innamorato di questa gara, perché, a parte che l'hai già vinta, partecipi sempre con molto entusiasmo, vuol dire che è un test importante. Sì, sì, io della Roma Ostia vedo ogni volta come sto praticamente, perché... Vabbè, io ci ho lasciato il cuore tante volte in questa gara, ci ho corso sempre forte e anche oggi non mi lamento, cioè, anzi, è un percorso veramente straordinario come pochi. Che cosa significa il mondiale di mezza maratona a Copenaghen? Quanto sarà duro? Da chi ti dovrai guardare? Da tutto il mondo praticamente. No, sono contenta perché ritorno a indossare la maglia azzurra dopo 2 anni, l'ultima risale alle Olimpiadi di Londra, e quindi indossarla è sempre un grande piacere. Io cercherò di onorarla con tutta me stessa. Brava Anna, complimenti, in bocca al lupo. Allora, ricordiamo il 7° posto per Anna Incerti, Anna Incerti delle Fiamme Azzurre, con 1:10:16. E adesso andiamo a un altro tema, quello degli atleti paralimpici. Abbiamo intervistato Alessandro Di Lello, campione del mondo categoria T46. Alessandro Di Lello, un nome internazionale a livello di corse, di agonismo. Oggi la Roma Ostia è stata particolarmente dura, difficile per il vento e per la pioggia. Sì, è sempre una bella gara, comunque dura, faticosa. Oggi, diciamo, la giornata non è stata molto favorevole. Alla partenza si pensava che fosse migliore il tempo, invece stava facendo, abbiamo incontrato un po' di pioggia, un po' di vento che non ci ha sicuramente facilitato.
Questa gara per me è un punto cruciale per la preparazione alla Coppa del Mondo in programma il 13 aprile prossimo alla Maratona di Londra, valida come appunto Coppa del Mondo della categoria T46 paralimpica. Che cosa vuol dire gareggiare per questa categoria T46, Alessandro? Allora, ci sono diverse disabilità nell'ambito paralimpico. La T46 praticamente riguarda la disabilità agli arti superiori. E io avendo avuto un incidente quando ero bambino, ho fatto la classificazione e sono rientrato a livello internazionale in questa categoria. Quanto è importante per te la corsa e quanto vuoi essere anche di esempio, di stimolo a chi ha una situazione simile? Allora, da quando sono entrato a far parte del movimento paralimpico ho capito diverse cose, da quanto spirito, da quanta grinta hanno questi ragazzi. Per me la corsa è quasi tutto, iniziando però in primo piano mettiamo la famiglia, il bene che voglio ai miei genitori, ai miei cari, a mia moglie che mi è sempre vicina. Grazie Alessandro, in bocca al lupo. Notizia che è arrivata poco fa, purtroppo la corsa, l'edizione della Roma Ostia, questa 40ª edizione, è stata funestata anche da un lutto, perché Fabrizio Bellucci, classe 69 della LBM Sport, subito dopo aver tagliato il traguardo ha avuto un malore, stava gareggiando con il fratello, i soccorsi sono stati immediati, è stato trasportato all'ospedale Grassi, però non c'è stato proprio nulla da fare. Dobbiamo dire che tutti gli iscritti sono tesserati, sono strettamente rigorosamente controllati. Laura, fa parte questo un po' di un evento imponderabile? È sicuramente imponderabile, sicuramente quando i numeri aumentano l'incidenza di questo tipo di problemi purtroppo aumenta, e ovviamente per noi organizzatori è una notizia tragica che un po' rovina ovviamente la festa, perché passa tutto in secondo piano di fronte ad un evento del genere, e quindi siamo vicini ovviamente alla famiglia, alla squadra per la quale correva questo atleta, la LBM Sport, che è una delle più importanti società romane. Sicuramente sono eventi imprevedibili che ci sconvolgono, e non possiamo dire altro se non che, ecco, come dicevi tu, i controlli ci sono, le visite mediche sotto sforzo ci sono, ma il cuore è imprevedibile, non si può mai sapere a chi e quando possa capitare un evento del genere. Comunque veramente questa è un'edizione che dobbiamo dedicare, ripetiamo, a Fabrizio Bellucci. È un particolare questo, Marco, che purtroppo accade un po', può capitare questo evento in tutte le parti del mondo. Può capitare, capita. L'Italia è una delle nazioni che più si tutela in questo senso. Per poter partecipare a una gara come la Roma Ostia bisogna avere la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, e quindi gli atleti, i runners italiani corrono meno rischi di quelli per esempio americani, in cui basta semplicemente un'autocertificazione. Però nonostante questo, nonostante i controlli, può capitare. Prima di chiudere abbiamo un'ulteriore curiosità, anche se questa notizia ovviamente ci ha un po' tolto il sorriso, perché era presente anche il ministro della difesa, ministro che è donna, andiamo a sentire proprio all'arrivo, tra l'altro un buon tempo tutto sommato, con il ministro Pinotti, Roberta Pinotti. Ministro, correre in mezzo a tanta gente, la Roma Ostia, che effetto le fa? Ma soprattutto il tempo, andiamo un po' anche a un riscontro cronometrico. Guardi, non me lo dicono, non neanche mi sono dimenticato, credo poco sopra le 2 ore, che è più o meno il tempo che faccio io sulla mezza. 2 volte l'ho fatta a Genova, la prima volta no, avevo messo 2 ore 11, poi 2 ore, diciamo, è il mio tempo della mezza. Una passione. Però mi avete, appena sono arrivata, siete arrivati tutti a intervistarmi, mi sono dimenticata di guardare il tempo preciso, lo vado a guardare poi sul report della gara. Che sensazioni hai avuto da questa gara? Beh, è molto bella. A me uno dei motivi per cui mi piace correre, oltre al fatto che ti misuri con te stesso, è che hai l'occasione di passare con i piedi un territorio, un modo di conoscerlo meglio. Correrlo insieme a tante altre persone è un modo di conoscerlo meglio con una comunità. Quindi la cosa bella delle gare podistiche è questo. Si è tutti ci si misura con se stessi, con la propria fatica, ma sei in mezzo a un sacco di persone, quindi nessuno è contro l'altro, ma tutti fanno il tifo per tutti, questo è molto bello. Ministro, ci permetta la battuta, lei si è travestita un po' da Pantera Rosa con la maglietta e gli occhiali, qualcuno l'ha riconosciuta in gara? No, guardi, io
io ho la maglietta ufficiale della Roma Ostia, quindi sono, sono assolutamente in linea con quindi penso di sì, qualcuno mi ha riconosciuto, ma fortunatamente non molti. L'impegno di governo è una mezza maratona, una maratona o una 100 chilometri? 100 chilometri senza dubbio. Dura? Beh sì, è impegnativo, è sentiamo tanta responsabilità perché capiamo che ci sono tante cose da fare in questo paese e dobbiamo farle in fretta perché il paese non può più aspettare, quindi è sì, è impegnativo. In fretta e di corsa? In fretta e di corsa. Grazie Ministro. Siamo in chiusura. Allora, Giorgio Calcaterra, che giornata è stata questa a livello sportivo? Che cosa ha detto tecnicamente la Roma Ostia? Beh, ha dimostrato ancora una volta che il percorso è molto veloce, che qui i tempi si possono fare, ha dimostrato ancora una volta di essere la gara dei record perché insomma, ci sono stati un numero grandissimo di arrivati, il record degli arrivati c'è stato. È un modo per stare insieme e per passare un po' di tempo insieme. Peccato per questa piccola cosa che è successa e non posso sorridere ovviamente. Marco, che cosa trattieni nel tuo taccuino? Beh, un'edizione particolare, intanto la 40ª edizione, non sono molte le manifestazioni italiane che hanno un tale longevità. Che per così tanto tempo si sono disputate, peraltro con grande successo. Hanno vinto ancora una volta gli africani. Vedremo la prossima edizione. Laura Ducchi, la promessa per il prossimo anno? La promessa per il prossimo anno è quella di cercare di fare sempre meglio, di organizzare una gara che continui a piacere agli amatori, ai runner, e che continui a dare ottimi risultati, confermare la Gold Label che è un elemento di grosso prestigio, e quindi ecco, questo è il nostro augurio per il 2015. Grazie anche a Laura Ducchi, linea che torna allo studio.